Chant d'Amour è uno spettacolo che prende spunto dai cosiddetti fatti di Macerata del 2018, cioè l'omicidio della giovane romana Pamela Mastropietro ad opera del migrante nigeriano Innocente Ocegale, il depezzamento e l'abbandono di quel corpo e il successivo attentato di matrice razzista ad opera di Luca Treini. Sono eventi che sono successi in pochissimi giorni a Macerata, che è la città dove il teatro Rebis risiede, e che ci hanno effettivamente molto colpito a livello sociale, a livello personale, esistenziale, perché eravamo anche presenti in quei giorni. Ciò che ci ha colpito maggiormente è stata la ripercussione sociale che questi fatti hanno provocato nell'immediato e nei mesi successivi. Dopo, il nostro obiettivo non era fare un lavoro documentativo, narrativo, ma evocare quei fatti e soprattutto ciò che quei fatti hanno insufflato, iniettato velenosamente nel sostrato sociale di una città di provincia come Macerata, o forse fatto emergere. Abbiamo cercato di non concentrarci sulla narrativa, ma evocare quei fatti intrecciandoli alla questione della negritudine, di come viene percepita attualmente in Italia, ma attraverso il filtro di un'opera mastodontica, quasi irrappresentabile e geniale di Jean Genet di 60 anni fa, messa in scena proprio nel 69 a Parigi, che però abbiamo deciso di allestire come teatro d'arte di Burattini in collaborazione con il Teatro Medico Ipnotico di Parma. Dunque è nata questa collaborazione tra teatro d'attore e teatro di Burattini, una crasi tra i due linguaggi. È anche un modo di alternare la narrazione di questi fatti alle corrispondenze incredibili che ha con questo testo. È anche un modo per non fare documentazione, per quello c'è il giornalismo, ma cercare di fare poesia attraverso l'attualità. Soprattutto ciò che l'attualità, come l'attualità risuona nella visione di un artista. È una tana, è un covo di ribelli, la nostra morta, la rostiranno e la mangeranno.